Imma Cerasuolo, primo oro italiano ad Atene, primo oro nel nuoto, 200 delfini, che fatica? Devo correggerti, 100 delfino, una fatica che dura da un anno e mezzo, però ben ricompensata, felice di averla conquistata questa vittoria. E le avversarie, è stato duro o è stato facile vincere quest'oro? E in semifinale più che altro una paura perché non conoscevo tutte le altre ragazze, però poi in finale mi hanno detto che per un attimo stava seconda, quindi la gara ancora devo vederla, però poi ci ho creduto nella mia gara, sapevo quello che stavo facendo, sapevo come l'ho costruita la mia gara. Allora, il risultato è stato al massimo, quando sei partita le aspettative e le speranze quali erano? Erano queste qua, ero convinta di portare a casa un oro, però siccome sono scaramantica non volevo dirlo. Come tutti gli atleti? Come tutti i napoletani. Quante ore di allenamento al giorno? Sono 2 ore al giorno per tutti i giorni, tranne poi in sedute massime che magari capita 2 allenamenti al soggiorno e quindi raddoppiano le ore. E facciamo circa dai 5-7 km al giorno. Tu lavori, studi, qual è la tua attività? Fino a poco tempo fa avevo un lavoro part time come centralinista, però poi ho deciso di vincere la medaglia, mi sono licenziata da lì, mi sono dedicata totalmente a fare l'attività d'atleta, tranne poi ogni tanto faccio istruttore di nuoto, giustamente, per stare in piscina. Allora 2 ore non sono sufficienti al giorno per vincere? No, perché comunque ci vuole il tempo di andare, venire, ti impegni comunque mentalmente di preparare, troppo tempo impegna questa cosa. La tua impressione su Atene, come siete accolti, che cosa succede intorno alle Paralimpiadi? Mi devo ricredere su Atene perché mi aspettavo una cosa totalmente differente, però si è comportata benissimo secondo il mio pensiero, anche se però è la prima Olimpiade che faccio, quindi non posso fare un paragone. E le impressioni, tutto stupendo, tutto troppo, ancora non devo riuscire a capire le sensazioni tutte quante. Ma farai ancora altre gare? Sì, sono impegnata ancora domani con i 100 rana e il 23 con i 200 misti e non so se il 24 e il 25 con i 400 stile.